domenica al traguardo, sempre buonissimo passo. Ricordo la classifica generale, anzi dobbiamo in realtà ancora, devo ancora trovare quella giornata con all'ultima prova, 7 al traguardo, una bella sfida. In questo momento sembra avere la meglio Cameron Meyer, ma lo stai chiamando col piano, adesso penso che a 3-4 giri dall'attacco. Aspettiamo a qualche ci prova. E allora in classifica sono a pari merito De Ketelaere, De Pauw e Torres Mora, tutti, entrambe le coppie con 141 punti. Cavendish e Kenaf a quota 132, Avic Peters 114, Meyer Scottson 108. Queste le 5 coppie a giri pieni in questo momento. Peccato che ci sono doppiati che daranno fastidio all'attacco di De Ketelaere. Sì, perché devono tutti e due allargare ulteriormente la traiettoria. Attenzione perché ci sta provando De Ketelaere, allarga col terno d'agnone la traiettoria insieme al corridore belga, forse ce la fanno a passare. Però lui riesce comunque, Meyer gira la fine a tenerlo. Risponde per il momento Cameron Meyer, quasi proprio in parallelo. Passa. Qui doppiate lì. Il suono della campana, appassionante questa batteria del Derby che si decide. L'agganciato, passa, arriva forte, bravo. Tutto all'ultimo giro, guardiamo Dagnoni. Si è staccato. Ha perso un attimo di scia, sì. Passano, ce la fa, Kevin De Ketelaere, naturalmente conta il corridore che passa davanti all'altro, non logicamente il Derby. Kevin De Ketelaere regala la vittoria. Insomma, concedono il bis De Ketelaere e De Pauw, vincitori nel Derby ma con De Pauw anche nella giornata di ieri. Qui il Corbiano ha fatto il numero, l'ha tenuto bene, l'ha lasciato lì e poi dopo gli ultimi 150 metri lui è venuto fuori forte. Sono 20 punti, 161 per De Ketelaere e De Pauw che riguadagnano dunque la testa della classifica. Torres Mora hanno a questo punto 20 punti di ritardo, è una vittoria, insomma dire importante, ancora è troppo, solo al secondo giorno, ma intanto cominciano la Madison che chiude questa seconda giornata nuovamente in vantaggio, logicamente soddisfatto, un po' di vittoria anche per i nostri colori grazie all'espertissimo Corniano Dagnoni, uno dei più apprezzati pacer da diversi anni ormai. Sì, lui e il fratello Cristian sono i migliori che abbiamo noi, che comunque riescono comunque ad andare anche all'estero a fare. Hai visto come lo hanno ribattezzato? Non me ne ero accorto. Cordi, attenzione, c'è un cavallo di Italian Stallion, lo stallone italiano, ma quello era Rocky Balboa. Esatto. Io che sono appassionato di pugilato, è soltanto lui, lo stallone italiano per antonomasia, assolutamente Rocky Balboa, ma accettiamo naturalmente che lo sia anche Cordiano. Tutto questo, insomma, tutto quanto fa atmosfera comunque in una 6 giorni, anche questi cappellini, soprannomi, i colori e quant'altro.